ragazze, ciao ragazzi. Allora, oggi voglio fare questo video perché spesso mi chiedete, quando inquadro le mie borse lì nel background, spesso mi chiedete: Nicole, ma dove è finita quella borsetta? Tipo la Lady Dior blu, me la ricordo, ma dov'è? Quindi oggi voglio un po' svelare questo arcano e dirvi quali borsette ho venduto. E vi spiego anche il perché. Comunque devo dire che siete pazzeschi, perché non ve ne sfugge una. Ogni volta che ho venduto o dato via una borsetta, voi ve ne siete accorti subito. E anche di borse che avevo anni fa, ancora mi chiedete: Nicole, ma dove è sparita quella borsa Dior argentata? Dove è sparita? Quindi la Jumbo rossa, lo so ragazzi. Oggi vi spiego tutto quanto. Mi sono fatta la lista sul cellulare perché ovviamente non mi ricordavo minimamente. Allora, la prima è la Jumbo rossa Chanel classica con pelle caviar e hardware era argentato. Ora, quella era una bellissima borsa, l'avevo presa vintage ed era anche parecchio vecchiotta, perché era tipo del 2004-2005, forse addirittura 2003, però era in condizioni assolutamente perfette. L'interno era un pochino più utilizzato, si vedeva qualche segno di usura, però l'esterno era perfetto, era tenuta benissimo e ho fatto un affarone quando ho comprato quella borsa, veramente veramente un affarone. Poi insomma sono passati degli anni e ne ho presa un'altra sempre classica, sempre Chanel, sempre rossa, che è questa. Ta-da-da, questa però l'ho presa nuova dalla boutique, questa è in pelle lucida, la adoro, lo sapete, ce l'ho anche in nero, l'ho presa in nero, poi mi sono innamorata anche di questa, è stupenda. E questa invece è hardware dorato, però è molto simile, era molto simile alla Jumbo che avevo, la Jumbo ovviamente era un pochino più grande, e quindi mi sono ritrovata ad utilizzare praticamente soltanto questa perché è più bella, più nuova, non lo so. Alla fine la Jumbo rossa non la utilizzavo praticamente mai, anche perché era di un rosso molto particolare, era un rosso però scuro, un rosso bordeaux. Ah, io invece ne volevo una un po' più rosso acceso, rosso classico, e una delle mie regole è: se una cosa non la utilizzi e soprattutto se ci puoi guadagnare su, vendila e prendi piuttosto qualcosa che usi. Quindi visto che nel frattempo c'erano stati 300 triliardi di aumenti da Chanel e visto che non la utilizzavo più, mi son detta ok, vendiamola, e l'ho venduta con un grossissimo profitto, tipo che ci ho guadagnato il doppio rispetto a quello che avevo speso per acquistarla. Quindi lo so che vi manca, era molto bella, però non la usavo mai, ci ho guadagnato su e sono contenta di averla venduta, devo dire onestamente. Non escludo di prenderne un'altra rossa Jumbo magari in futuro, però non proprio il modello classico, perché appunto ho questa che è molto simile e se ne ho due che sono troppo simili, alla fine finisco per indossare la più nuova, quindi non ha senso. Altra borsetta che ho deciso di vendere ormai già un po' di tempo fa è la Lady Dior blu versione mini, non so se si chiami mini, comunque è la più piccolina, che ha, aveva anche la tracolla lucida dello stesso colore della borsa. Allora, quella borsa era bellissima, oggettivamente tutte le Lady Dior sono bellissime, hanno una forma meravigliosa che dopo le classiche Chanel sono tra le mie preferite, e adesso non ne ho più nemmeno una, ne avevo due, ma adesso vi spiego perché le ho vendute. Allora, avevo preso la Lady Dior blu piccolina in quel colore perché mi piaceva tantissimo, però non ho pensato di prendere una misura più grande. All'epoca ero ancora convinta, quando l'avrò presa tipo 2016, ero ancora convinta che le borsette piccoline mi stessero bene. Adesso non voglio dire che se siete alte eccetera come me non potete mettere borse piccoline, anzi poi adesso sono super di moda e se io mi vedessi bene con le borsette piccoline le indosserei probabilmente di più. Il fatto è che non riuscivo a vedermi bene con una borsa così piccolina, numero uno. Numero due, la Lady Dior blu hardware argento di quel colore lì, cioè la Lady Dior con hardware argento di quel colore lì, era anche poco portabile, non so perché, ma io la vedevo molto elegante e non riuscivo ad abbinarla tantissimo, anche se voi mi avete detto più volte: Nicole, invece no, puoi metterla eccetera, però io non riuscivo a vedermici tantissimo se non con un outfit elegante. Però era difficile abbinare un outfit elegante a un colore così blu perché non è un colore propriamente proprio elegante da serata, non lo so. Quindi mi sono ritrovata anche quella ad utilizzarla pochissimo, tant'è che quando l'ho venduta aveva ancora all'interno la plastica
plastichina, non mi ricordo se attorno alla catenella dei manici o comunque aveva ancora la plastichina all'interno, quindi per farvi capire quanto l'avevo utilizzata. E poi ho preso la stessa identica borsa, però non in pelle lucida ma in pelle normale, in colore grigio argento. Era bellissima quella borsa, però ho fatto lo stesso identico errore perché ho preso la taglia più piccola che c'era. Era un po' più sportiva quella argentata perché aveva la tracolla fatta a catenella, non proprio dello stesso colore in pelle, quindi era un pochino più sportiva, molto comoda. L'ho utilizzata anche di più, devo dire la verità, quella argentata rispetto a quella blu, però anche questa era troppo piccolina. La vedevo molto da serata, molto party, molto cocktail party, insomma una serata un pochino più elegante, però quando mi vesto più elegante eccetera, l'hardware che preferisco è l'oro, per questo ho la Chanellina piccolina piccolina dorata, perché quella invece è una borsa che uso molto nelle serate, quando c'erano le serate la usavo molto, però appunto quella Dior invece argentata non la utilizzavo tantissimo. Ho visto che comunque come valore riuscivo a venderla per un buon prezzo e quindi ho dato via anche quella, sempre per la stessa regola che io non voglio avere pezzi luxury che comunque sono molto costosi se non li utilizzo, secondo me non ha senso, quindi ho venduto entrambe le Lady Dior, non escludo però di prenderne una più grande, sempre Lady Dior ma decisamente più grande, e sto pensando di prenderla Bordeaux, l'avevano fatta un paio d'anni fa in un Bordeaux bellissimo e me la sono lasciata scappare, mi è dispiaciuto tantissimo, ma forse appunto la prenderei una Lady Dior, però sicuramente in una misura molto più grande. Un'altra borsa che ho venduto e di cui mi sono pentita amaramente è la Chanel classica taglia small in colore Tiffany. Perché l'ho venduta? Perché ne ho presa un'altra, che è questa. Anche questa è meravigliosa, sempre nello stesso identico, quasi quasi identico colore Tiffany. È meraviglioso questo colore. Adesso se voi vedete la borsa che io ho venduto in foto può sembrare dello stesso identico colore, ma erano leggermente leggermente diverse, e io ho fatto questo gravissimo errore che ho pensato, beh, visto che adesso ne ho due dello stesso identico colore non userò tantissimo l'altra, forse è meglio venderla, anche perché anche in quel caso mi ero resa conto che nel frattempo c'era stato un miliardo di aumenti e quindi anche lì sono riuscita a guadagnarci bene. Però è sta perché comunque quando ci sono tantissimi aumenti tu vendi la borsa a un prezzo maggiore rispetto a quello che hai pagato tu comprandola, ma conviene comunque a quello che te l'acquista perché in boutique è ancora più cara, ok, per farvi capire. E quindi ho pensato non ha senso, non la utilizzerò mai, adesso ho questa eccetera eccetera. E quando l'ho venduta, già in quel momento mi ero pentita e volevo quasi, cioè no, in quel momento no, però ero quasi tentata di scriverle il giorno dopo, ma ero talmente felice, era la sua prima Chanel, quindi so che la mia Chanel, sì, sono molto emotional e ci tengo a sapere che le mie Chanel vadano in buone mani, lo so, non sono normale, però per quanto mi riguarda è così, e lei era felicissima, era la sua prima Chanel, quindi insomma sono contenta che adesso se la stia godendo, perché è una bellissima borsa, però mi sono pentita tantissimo, era perfetta, perfetta, l'avevo usata molto perché la adoravo, però era perfetta perché sono stata molto molto attenta. Adesso mi rendo conto che l'avrei comunque utilizzata tantissimo, perché è vero sì che questa ha un colore molto molto simile, che mi sembrava uguale, non è uguale, era molto molto simile, però è anche vero che la forma di questa borsa è completamente diversa, qui c'è la tracolla, è completamente diversa rispetto a quella classica, quindi mi è dispiaciuto tantissimo. E vi posso dire la verità, sto pensando di comprarla vintage, perché ovviamente l'hanno fatta nel 2017-2018 di quel colore e non la rifanno più di quel colore, forse tra qualche anno, insomma non si sa con Chanel, però sto cercando di ricomprarla vintage, sempre nello stesso colore ma di un modello più grande, perché la small era piccolina. Non lo so, non ha senso andare a venderla per poi ricomprarla, ma ragazzi vi giuro, questa è stata la borsa che
più mi sono pentita, forse è l'unica di cui veramente mi sono pentita di averla venduta. Poi altra borsa che ho venduto è la mini rettangolare verde in tessuto hardware argentato, quella l'avevo presa a Venezia e un bel po' di anni fa, sarà stato tipo fine 2015, forse inizio 2016, e quella borsetta l'ho venduta perché quella tonalità di verde non me la vedevo affatto bene su di me. Mi piaceva così a vederla, come colore, la forma vabbè era la classica, quindi mi piaceva tantissimo, però su di me non riuscivo a vedermela bene. Secondo me quella tonalità di verde sta molto meglio ad una ragazza con i capelli scuri, con un'altra tonalità di pelle. Su di me non era, non lo so, non me la vedevo. Sono contenta di averla venduta questa, perché nonostante io l'avessi utilizzata un bel po', però avevo notato che il tessuto con l'usura cominciava un po', proprio un pelino a formare dei piccoli pallini, quindi mi sono detta ok, visto che l'ho già utilizzata per un bel po' di anni, se posso guadagnarci qualcosa su, visto che non la uso mai perché il colore non mi piace, è meglio darla via subito piuttosto che usarla ancora e vedere che continuava ad usurarsi, tra virgolette, si formavano questi pallini perché appunto era in jersey, quindi in tessuto. E vi dico la verità, non amo le borse in tessuto per l'effetto che hanno eccetera. Le Chanel classiche in tessuto costano parecchio o meno rispetto a quelle in pelle, quindi se avete interesse questa è un'ottima, è un ottimo tip questo, però appunto quella non era una borsa che ero interessata ad avere ancora e sono contenta di averla venduta, insomma, però in molti ve la ricordate ancora, quindi volevo menzionarla. Altra borsa che ho venduto, oh my god, la Fendi, la Monster Bag di Fendi, ragazzi, quella era la borsa più brutta, più veramente che io abbia mai acquistato. L'avevo presa a Cortina quella e l'avevo pagata anche più rispetto a quanto l'avrei pagata in una boutique Fendi, perché l'avevo presa da un negozio che aveva anche Fendi tra le altre marche, però appunto non, cioè hanno fatto un prezzo più alto rispetto a quello delle boutique, ma io non lo sapevo al momento. Comunque quella era la borsa più brutta possibile immaginabile, che io ho comunque indossato un bel po', perché in quel periodo andavano un sacco di moda le Monster Bag, i Monster ciondolini, avevo preso anche il ciondolino, anche quello l'ho venduto, assolutamente pessima idea. L'ho usata per un periodo e poi ce l'avevo lì tra le mie borse e pensavo, oh mio Dio quanto è brutta, oh mio Dio non la uso mai, non ha senso tenerla, quindi alla fine l'ho data via. Ci ho messo una vita a venderla perché era orribile e assolutamente non ci ho guadagnato per niente su, anzi, quindi è stato un cattivo acquisto, ma sono contenta di essere riuscita a togliermela di torno, perché quella era forse la borsa più brutta che io abbia mai avuto. Altra borsa di cui mi chiedete, che ho dato via, è l'Alma Louis Vuitton in pelle lucida bordeaux scuro, che poteva sembrare quasi nera però era appunto bordeaux scuro. Quella borsa, non mi è mai piaciuta la forma di quella borsa, però in quel colore non mi dispiaceva, era comunque parecchio capiente, però anche quella non la utilizzavo mai. Mi piaceva il colore di quella borsa ma non mi piaceva la forma, quindi nonostante fosse comoda perché aveva la doppia zip, quindi insomma era una borsa comoda che ho anche utilizzato molto, però non mi faceva impazzire quella forma. Infatti sto pensando di prenderne una sempre dello stesso colore, cioè di un bordeaux scuro, perché non ho borse bordeaux scuro, però di prendere la Lady Dior di quel colore, appunto stavo pensando. Altra borsa che ho venduto è questa, assieme alla classica color Tiffany, e forse l'unica che mi sono pentita di aver venduto, era la blu classica Chanel blu elettrico hardware argentato in jersey, quindi sempre in tessuto, e l'ho venduta per lo stesso motivo della borsa verde, perché stava cominciando a formare dei pallini e quindi ho preferito venderla prima che perdesse tantissimo valore, perché se una borsa Chanel è rovinata appunto con questi pallini eccetera, il valore va irrimediabilmente giù, e visto che non la utilizzavo più tantissimo mi sono detto ok, non ha senso tenerla, vendiamola. Perché però mi sono pentita di averla venduta? Perché era il blu elettrico perfetto. Non mi fanno impazzire le borse in tessuto, ma ragazzi, quella era il color, cioè il blu elettrico veramente
per eccellenza, mi piaceva molto e molti di voi mi hanno detto perché l'hai venduta? E quando me lo dite, poi mi pento ancora di più, cioè magari cerco di non pensarci, ma perché l'hai venduta? Io lo so, cavolo! Quindi anche quella mi sono pentita, non escludo di prenderne un'altra in futuro, sempre di quel bellissimo blu elettrico, però magari non in tessuto, perché appunto ha questo problema il tessuto, almeno di Chanel. Altra borsa che avete notato in tanti che ho dato via e me l'avete chiesto anche in uno degli ultimi video, forse nel tour della mia cabina armadio quando avete visto che mancava nella mia collection. Ragazzi, quella borsa era una delle borse più scomode che io abbia mai avuto nella mia vita. Non aveva la... Allora, era gigantesca, era la Celine Phantom, la versione più grande. Numero uno, era pesantissima, ragazzi, da vuota quella borsa è pesantissima. In generale tutte le Celine sono pesantissime e ve l'avevo menzionata questa cosa, quindi sto tenendo la Nano che è piccolina perché come peso è anche abbastanza accettabile, ma la Phantom versione più grande, che era gigantesca, ragazzi, era sì comoda perché ci stava il mondo dentro, però numero uno non aveva la zip, quindi anche chiudendola con i laccetti restava comunque molto aperta e visto che volevo usarla come borsa da viaggio non mi piaceva tantissimo il fatto che fosse così aperta, però soprattutto il problema più grosso era che era troppo pesante, non aveva neanche la tracolla, perché magari a volte le borse un pochino più pesantine hanno la tracolla, sono un po' più comode, no, da indossare, non devi averle a braccio sulla mano così, ma quella quando la riempivo di cose, perché essendo così grande ci metti tante cose dentro, ok? Quindi il peso aumenta, era impossibile, impossibile da portare se non per brevi periodi e dovevo sempre averla a braccio perché a spalla non ci riuscivi, cioè non andavano, i manici non erano lunghi abbastanza, la tracolla non ce l'aveva, quindi c'era sempre solo l'opzione gomito oppure mano. Pesantissima, scomodissima. Oh mio Dio, uno dei miei acquisti peggiori. Mi avevano avvisato che erano pesanti, ma non immaginavo che potesse essere così impossibile da mettere per via del peso. Quindi l'ho data via e quella è stata una delle borse più difficili da vendere e ci ho rimesso un bel po' vendendola perché non sono riuscita a venderla, sono andata avanti tipo per un anno, nessuno la voleva, non so se perché si è sparsa la voce che le Celine sono scomode, sono pesanti, oppure perché non stanno andando più tantissimo di moda rispetto come appunto qualche anno fa e alla fine sono riuscita a liberarmi di quella borsa dopo tante peripezie ed è per questo che l'ho venduta, ragazzi. Lo so che esteticamente vi piaceva molto, era bella, però era la borsa più scomoda, più terribile da indossare. Adesso, se devo viaggiare, indosso piuttosto quella Dior che vedete lì, che è leggerissima in tessuto, è veramente una nuvola quella borsa. Quindi non rimpiango per niente di aver venduto la mia Celine, ragazzi. Ogni volta che mi chiedete sono lì che penso: no, ragazzi, no, no, non potete capire quanto era scomoda, cioè veramente quella sono contentissima di averla data via. E poi altra borsa che ho venduto e di cui vi siete accorti in tantissimi, mi avete: Nicole, non c'è più, come mai? È la Jumbo, sempre Chanel, Jumbo beige con hardware, se non sbaglio era dorato. E quella era una bellissima borsa, è una bellissima borsa. Io l'ho acquistata perché l'ho vista su alcune ragazze online e mi è piaciuta moltissimo su di loro. Poi l'ho acquistata e ho dovuto ordinarla, non è facilissima da trovare, anche se un colore classico come il nero, la beige si trova sempre. L'ho acquistata, l'ho indossata anche un pochino, ma nelle foto vedevo sempre che quel colore su di me non stava benissimo e penso sia per il discorso che era beigiolina, come sottotono molto gialla. Io invece ho un sottotono di pelle molto rosato. E su di me i toni del beige giallognoli fanno sembrare la mia pelle grigia. Lo so, è una cosa che magari vedo solo io. Potrebbe anche darsi, però rendeva la mia pelle grigia, il mio incarnato grigio. E se voglio una borsa molto costosa, voglio che sia perfetta su di me. E nonostante vedendola lì nella mia collection era bellissima, perché non si può negare, la Chanel classica beige è meravigliosa, è super versatile. Su di me non funzionava, su di me non stava bene e per questo mi sono resa conto che
non tendevo a prenderla perché altre stavano meglio, altre borse su di me le vedevo meglio. Quindi mi sono ritrovata ad avere questa borsetta meravigliosa che io poi ho comprato nuova dalla boutique, che però non mi faceva impazzire su di me. E poi mi sono resa conto che tutte le ragazze a cui la vedevo online avevano un sottotono fortemente giallo, completamente diverso dal mio. Su di me starebbe meglio una borsa, sì, beigiolina, ma più che beigiolina, color cipria. Ecco, questo è il colore che sta bene su di me, non il neutro che vira sul beige, ma il neutro che vira sul cipria. Se avete un sottotono come il mio e vi vedete male con i grigi, con i beige, eccetera, è per questo, ragazzi, perché se avete un sottotono rosa, quelle tonalità vi spengono tantissimo. E quindi, appunto, l'ho data via un po' a malincuore, perché so che era una borsa meravigliosa che avrebbe guadagnato un sacco di valore nel tempo, però al contempo mi dispiaceva tenerla e non utilizzarla. Comunque sono riuscita a guadagnarci quando l'ho venduta, anche se sarebbe stato più furbo tenerla ancora almeno per un paio d'anni e poi rivenderla, però appunto al momento l'ho data via perché mi sono detta non ha alcun senso tenerla, non la sto utilizzando più. E poi mi ricordo che, se non sbaglio, poi ho preso la Jumbo ma fucsia, che indosso molto di più, quindi ho comunque fatto bene a venderla. E questo è quanto per il video di oggi, mia family. Abbiamo risolto l'arcano del perché molte delle mie borse sono sparite, anche perché ho adottato un po' questa regola che quando acquisto una borsa, una se ne deve anche andare, perché altrimenti in realtà non è assolutamente così, in realtà è più tipo ogni due o tre borse che acquisto una se ne va. Però questa è un po' la mia regola che mi sono un po' prefissata, perché altrimenti qua la situazione sfugge di mano, ragazzi, e io ho le mani bucate, lo sapete. Quindi questo è quanto appunto per il video di oggi, vi mando un bacio gigantesco, ve lo lancio così, tac, e vi do un abbraccio fortissimissimissimo, ragazzi, forte 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 forte. Voi vedrete questo video domani, che è venerdì, perché siete nel futuro, quindi per voi è venerdì. Questo significa che noi ci vediamo lunedì con un nuovo video, sempre puntuali 17:30. Bacio grande, buon weekend, ciao!